L'incontro di oggi, come dicevo, si tratterà della formazione filosofica di Antonio Gramsci. E nella mia presentazione di oggi, che ovviamente sarà un po' lunghetta perché non abbiamo tantissimi incontri e le categorie gramsciane sono abbastanza dense e con varie connessioni disciplinari, possiamo fare che mai, più o meno a metà percorso della mia presentazione vi dirò se siete stanchi e avete necessità di un minuto di pausa o se possiamo proseguire in modo tale da sfruttare meglio il tempo e magari anche non finire troppo tardi. Come probabilmente saprete, avrete letto, Antonio Gramsci è attualmente l'autore italiano più studiato e tradotto al mondo insieme a Dante e Machiavelli. In particolare, I quaderni del carcere, nonostante il carattere incompleto di quest'opera, perché si tratta essenzialmente di un lavoro composto di riflessioni, appunti e quindi note destinate ad ulteriore rielaborazione, sono considerate oggi punto di riferimento per tanti ambiti scientifici molto diversi tra di loro, dalla critica letteraria alla linguistica, dalla storia alla scienza politica, dalla sociologia alla geografia, alla pedagogia, all'antropologia, alla filosofia politica, nel paese in cui ho lavorato e continuo a collaborare e a lavorare nel Brasile anche nella teologia. Dunque possiamo dire che Gramsci è oggetto di studi scientifici approfonditi non solo in Europa, ma anche nelle Americhe, in Asia e in Africa. Secondo uno dei maggiori protagonisti dell'opera di traduzione e diffusione, divulgazione degli scritti gramsciani in America Latina, ossia Carlos Nelson Coutinho, che è morto alcuni anni fa, la grande diffusione degli studi di Gramsci a livello internazionale ha raggiunto dimensioni tali da rendere la sua opera un classico per le scienze umane. Lui ha scritto, come lo sono, le opere di Thomas Hobbes e di Machiavelli. Tuttavia, Coutinho ha scritto che se per opere come Il Principe o Il Leviatano si può parlare di classici perché si tratta di opere che mantengono forti tratti di attualità, nel senso di offrire spunti di analisi utili alla contemporaneità, l'opera di Gramsci è attuale in un altro senso, ossia Gramsci è stato interprete di un mondo che nella sua essenza continua a essere il mondo di oggi. Ossia, Gramsci ci parla probabilmente con più sistematicità del mondo di oggi di quanto non potesse parlare forse del mondo dei suoi tempi. Una delle ragioni del grande interesse scientifico verso Antonio Gramsci, cresciuta enormemente a livello internazionale negli ultimi anni, in primo luogo riguarda l'attenzione che quest'autore ha riservato nei suoi studi al momento della direzione culturale, ossia la centralità della direzione culturale negli assetti di potere di una società moderna e sviluppata. Nella realtà contemporanea, che come sappiamo è segnata dalla onnipresenza dei mezzi di comunicazione di massa tradizionali e nuovi, e dunque da vari veicoli di diffusione delle informazioni, oggi ancora più invasivi di quelli del passato, l'importanza degli organismi incaricati di formare l'opinione pubblica è un fatto assodato. Al di là delle campagne elettorali che si servono sempre più di strumenti virtuali come WhatsApp, Facebook, Twitter, la lotta senza quartiere tra i soggetti in campo per influenzare l'opinione pubblica e determinarne gli orientamenti costituisce oggi sicuramente una delle più importanti sfide della politica. Ecco, Gramsci in primo luogo ha il merito storico di aver chiarito tra i primi, con io credo profondità e continuità, quanto la centralizzazione politica e i rapporti di forza di una moderna società si determinano più sul piano egemonico, quindi della direzione culturale, dunque attraverso gli apparati privati della società civile, con cui Gramsci definisce l'insieme di articolazioni in cui si comprendono le fondazioni culturali, i grandi mezzi di comunicazione di massa come le televisioni, i giornali e così via, di quanto non avvenga nella dimensione tradizionale del dominio diretto dello Stato, dunque delle funzioni del diritto, della magistratura e dell'esercito. Dunque, in primo luogo possiamo dire una cosa. Gramsci ritiene la tradizionale
concezione dello Stato, secondo cui lo Stato si definisce soltanto attraverso l'esercizio monopolistico della forza, secondo Gramsci questa è una concezione abbastanza limitata, perché dobbiamo comprendere all'interno dello Stato anche queste funzioni dell'egemonia che si articolano nella società civile. In questi nostri incontri cercheremo di approfondire alcune delle principali e più significative categorie di Gramsci che in questo grande utilizzo alcune volte sono utilizzate in maniera eccessivamente decontestualizzata, ossia senza considerare con la dovuta attenzione l'universo in cui queste categorie furono elaborate. Comprendere in quale contesto, come, quando e perché sorsero queste categorie è essenziale anche per rendere possibile un loro utilizzo analitico per altre realtà differenti da quelle in cui furono elaborate. È esattamente in questo secondo versante di problemi che si situa l'altra finalità del nostro corso, ossia spiegare il concetto di traducibilità filosofica per mezzo dal quale cercheremo di comprendere come il pensiero di Antonio Gramsci sia impiegato in realtà economico-sociali e culturali molto diverse da quelle per le quali furono elaborate, e quindi come Gramsci, ad esempio, ma questo può valere per tantissimi altri autori e concezioni, si è utilizzato in America Latina, in Asia, in Africa. Negli ultimi decenni, in particolare, le note sulla questione meridionale, che è un saggio, ma in generale è una questione che è presente in tutta l'opera di Antonio Gramsci, come vedremo, l'indagine sui cosiddetti gruppi sociali subalterni, che poi vedremo in dettaglio, i cosiddetti processi di modernizzazione economica e sociale dall'alto, le rivoluzioni passive, tutte cose che vedremo, hanno suscitato un grande interesse a livello internazionale, tanto da divenire centrali in alcuni ambiti specifici come gli studi postcoloniali e i subaltern studies. Al di là di alcuni usi eccessivamente disinvolti, l'esigenza di dare carne e ossa alla filosofia della praxis, la filosofia della praxis è la modalità attraverso la quale Gramsci definisce il materialismo storico, dunque l'esigenza di contestualizzare categorie e concezioni in riferimento a realtà nazionali storicamente determinate è del tutto coerente con lo spirito dell'opera di Antonio Gramsci e con l'aspirazione che quest'autore ha di evitare costantemente l'astrattezza e la genericità delle affermazioni ideologiche. Gramsci è un autore che non accetta la possibilità di parlare in termini generali di capitalismo, di rivoluzione, di borghesia, di classe operaia, perché queste sono determinazioni che se non partono dalla realtà concreta in cui si definisce la loro essenza, sono è praticamente possibile coglierne il significato e poter interagire non solo per interpretare il mondo, ma appunto per trasformarla. Dunque possiamo dire che l'estensione creativa dell'ascito teorico di Gramsci in campi di applicazione molto diversificati e anche, come ho detto già, non sempre coerenti, è comunque una possibilità immanente alla struttura del ragionamento di Gramsci, sempre problematicamente proteso verso lo studio degli elementi peculiari di ogni specifica formazione culturale, di ogni realtà nazionale. Questo è esattamente, scusate che cerco di sistemare una cosa qui a partire dal concetto di storicamente determinato, cioè dal risultato storico, Gramsci ad esempio si serve di categorie analitiche classiche della geografia, cercando di comprendere la presenza dei processi egemonici nelle relazioni ad esempio tra Oriente e Occidente. Tutto questo tuttavia in Gramsci senza abbandonare mai del tutto il terreno concettuale del marxismo e dunque della centralità della contraddizione e conflitto, del conflitto tra capitale e lavoro. Tra le tante declinazioni internazionali del pensiero di Gramsci, così le analisi sui rapporti di sfruttamento diseguale tra nord e sud nella storia d'Italia, quelle sui subalterni, quelle sulla funzione degli intellettuali, sono così sistematicamente utilizzate per rileggere la storia coloniale
e il rapporto Oriente e Occidente alla luce di un binomio categoriale dominio-egemonia su cui avremo modo di soffermarci ripetutamente, in ragione del quale qualsiasi rapporto di potere si configura sempre come una relazione complessa tra forza, quindi la funzione dello Stato, e direzione, e dunque la società civile, tra coazione e consenso, tra politica e etica. Alla luce di quest'idea che il dominio è sempre anche consenso, quindi la forza si unisce sempre anche alla direzione, è utile anche per comprendere che, per esempio, il fascismo non può essere esclusivamente spiegato facendo ricorso al suo utilizzo sistematico degli strumenti repressivi, perché sicuramente la macchina repressiva del regime fascista era particolarmente efficiente e capillare. Tuttavia, il fascismo era anche costruzione del consenso attraverso la grande rete di organizzazioni di massa e attraverso l'utilizzo, per la prima volta nella storia, dei moderni mezzi di comunicazione di massa che Mussolini utilizza sistematicamente, in particolare il cinema. Tutto questo per dire che l'utilizzo delle categorie gramsciane è utile anche per affrontare questioni storiche che spesso sono eccessivamente semplificate. Credo ci siano altre richieste di accesso, quindi vi chiedo di... Ok, ne ho accettate tutte, adesso dovrebbe essere a posto. No, mi scusi, ma avevo capito male io che ci dovesse essere una presentazione oppure ho capito male? E in che senso, scusi? Avevo capito che metteva delle slide, per capire se non le vedo solo io oppure se non le ha presentate. No, presentazioni, intendevo presentazioni di una lezione. Ok, perfetto, mi scusi. No, è un errore mio, perché in Brasile apresentação significa appunto presentare una relazione, un intervento. Ah, ok, mi scusi. No, ha fatto benissimo a fermarmi e quando ce ne sarà necessità fatelo tranquillamente senza mettervi problemi. Io però posso fare un'altra cosa, ovviamente come vi ho detto renderò poi disponibile la registrazione, ma cercherò di mettere a disposizione anche dei PowerPoint in cui sintetizziamo alcuni punti che affronteremo. Quello di oggi in particolare è l'incontro, io credo, un po' più pesante perché è sulla formazione filosofica, ma come cercherò di spiegarvi adesso, è importante conoscere questa premessa per poter dopo padroneggiare le categorie di cui tratteremo. Dunque, come dicevo, nelle realtà che per secoli hanno subito il dominio coloniale nelle sue varie forme, la diffusione internazionale delle categorie gramsciane scaturisce dalla necessità di comprendere quelle realtà concrete. Dunque, comprendere e dare risposta a alcune contraddizioni storiche fondamentali di questi paesi. Ciò vale, ad esempio, per la realtà nella quale io mi inserisco, appunto il Brasile, dove l'opera di Gramsci è studiata sistematicamente da quasi 6 decenni in diverse aree scientifiche. Più in generale, il pensiero di Gramsci è fondamentale in tutta l'America Latina e non solo nel mondo accademico, ma anche in realtà che caratterizzano la propria essenza nella mobilitazione sociale. Penso a un movimento come il movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra. La questione è che in realtà storicamente dominate da processi di modernizzazione dall'alto, sospensioni delle libertà costituzionali, colpi di Stato autoritari, alcune categorie come quelle di Gramsci, di rivoluzione passiva, di egemonia, di sovversivismo reazionario, tutte categorie che, come già detto, vediamo in dettaglio in questi incontri, trovano un'applicazione analitica sorprendente. Tuttavia, per abbandonare, per superare i preliminari di questa presentazione e dunque addentrarci nel vivo delle questioni che più direttamente ci riguardano, mi serve anzitutto di una riflessione metodologica di quello che è stato il mio maestro, ossia Domenico Lo Sturdo, che nel suo libro Antonio Gramsci, dal liberalismo al comunismo critico, che è un libro molto utile per comprendere la formazione filosofica di Gramsci, scrive che per studiare un autore in linea generale possiamo utilizzare
metodi ermeneutici differenti. Uno può consistere nel concentrare la nostra attenzione sulle letture e i testi che più lo hanno influenzato. Un altro può invece svilupparsi richiamando la nostra attenzione sui problemi concreti posti dal periodo storico in cui quell'autore si inserisce e opera. Nel primo caso il rischio è di pervenire, lui scrive, a un risultato tautologico, ossia scoprire che quell'autore è stato influenzato dalla cultura del suo tempo. Nel secondo caso, invece, partendo dai problemi concreti, possiamo magari comprendere che gli approfondimenti teorici non sempre hanno una natura arbitraria e sono invece frutto della presa di coscienza della realtà concreta, ossia che gli studi stessi sono determinati dalla presa di coscienza dei problemi in cui l'autore si inserisce. Ecco, nel caso di Antonio Gramsci, scrive l'assurdo, e io concordo pienamente con questa tesi, l'unico modo per cogliere l'originalità della sua elaborazione teorica e politica consiste nel valutare come egli si è rapportato a problemi concreti come l'arretratezza dell'Italia rispetto all'Europa, il processo di unificazione nazionale e le contraddizioni delle classi dirigenti, la Prima Guerra Mondiale, il 17 in Russia, il fallimento delle rivoluzioni in Occidente, la nascita e l'avvento del fascismo, ossia questi problemi concreti hanno determinato lo sviluppo degli studi e delle teorie di Gramsci. In tal senso, in linea preliminare, possiamo dire che il grande tema dell'emancipazione dei gruppi subalterni è sicuramente il movente di ispirazione che determinano gli interessi del giovane Gramsci e che orientano le sue scelte di vita. Ciò vale non solo nella fase nella quale Gramsci intraprende il suo cammino nel movimento socialista, dunque scegliendo un terreno specifico che è quello del materialismo storico, del marxismo, ma anche in quella nella quale è evidente l'iniziale influenza di autori situati nel campo liberale, come Benedetto Croce e Salvemini, o successivamente quella di Giovanni Gentile. Per inquadrare dunque in che modo le realtà concrete e l'esperienza diretta dei problemi posti dalla realtà abbiano forgiato il cammino intellettuale di Antonio Gramsci, ebbene dunque ricordare brevemente dove e come egli si forma. Questo perché sottolineare tali aspetti non è importante solo appena sul piano biografico, ma perché, come dicevo, essendo il pensiero di Gramsci determinato da problemi concreti che lui ha vissuto e conosciuto, cioè è fondamentale per poter affrontare queste categorie. In primo luogo c'è da dire che Gramsci nasce in un contesto storico di profonda crisi per lo Stato italiano, con livelli di particolare gravità proprio nella terra di Gramsci, in Sardegna. Una terra che già aveva il carico e l'eredità di secoli di dominio coloniale e che si trovava già problematicamente caratterizzata da problemi di miseria cronica e di sottosviluppo strutturale. Gramsci nasce nel 1891 e in quel periodo l'Italia si trova da alcuni anni, impegnata nella guerra doganale contro la Francia, ingaggiata da Crispi in ragione della sua politica di protezione doganale, con la quale Crispi, ma già prima De Pretis, intendeva sostanzialmente difendere le grandi produzioni siderurgiche del nord, industriali del nord, e le grandi produzioni cerealicole e quindi gli interessi maggiori delle due classi sociali che, secondo Gramsci, formavano il blocco storico su cui si reggeva il potere dell'Italia, dal risorgimento sino al fascismo, quindi la borghesia industriale del nord e la grande proprietà rurale latifondiaria del sud. Dentro questo contesto, l'alleanza che Gramsci considera innaturale, perché secondo Gramsci gli industriali e i proprietari terrieri dovrebbero essere dialetticamente contrapposti in un processo di transizione al capitalismo, mentre in Italia c'è un compromesso, ebbe come effetto, secondo Gramsci, quello di ritardare lo sviluppo e soprattutto di determinare il triste destino per il Mezzogiorno e il Sud Italia di appendice coloniale del Nord. In particolare la realtà della quale sto parlando, cioè la Sardegna, la realtà in cui Gramsci si forma, vive prima dell'Unità d'Italia un lungo processo che parte dalla privatizzazione delle terre, arriva all'eversione del regime feudale
e poi determina un quadro di nuova proprietà perfetta che tuttavia è reso inoperante, o meglio, inoperativo, da un regime tributario assolutamente insostenibile per la Sardegna, perché basato su una valutazione che non teneva minimamente conto della effettiva produttività di quelle terre. Al di là del caso specifico della Sardegna, che non vive quella transizione alla modernità che era stata auspicata da tante fasce della società sarda, come Gramsci chiarisce sin dalle prime pagine del quaderno numero 1, il sistema gerarchizzato di privilegi che si definisce dopo il Risorgimento attorno a quelle due classi sociali, di fatto, secondo Gramsci, rende strutturale l'arretratezza economico-sociale del Mezzogiorno, aumentando a dismisura lo sfruttamento delle masse popolari nel Sud e drenando dal Sud ingenti quote di risparmio reinvestite al Nord. Così, tornando alla questione della politica doganale che ebbe effetti gravissimi per il Sud Italia, bisogna ricordare che nel Mezzogiorno esistevano alcune produzioni di pregio, vino, olio, agrumi, che avevano proprio nella Francia il suo sbocco commerciale. Ebbene, la denuncia del trattato commerciale con la Francia legata al protezionismo, che serviva appunto a garantire gli equilibri di quelle classi su cui si reggeva il potere in Italia, determinò il restringimento delle esportazioni per l'Italia del 40%, ma della Sardegna per il 70%, perché la Sardegna aveva il suo mercato naturale in Francia passando attraverso la Corsica. Dunque, aver favorito le grandi produzioni agrarie dei latifondisti e quelli della borghesia sussidiata industriale del nord finirono per affossare i ceti più dinamici dell'agricoltura e dell'allevamento, che erano di fatto gli unici che nel sud investivano quote di capitali nel miglioramento delle produzioni. Questo significa che, come avremo modo di vedere nei quaderni, questo compromesso si rivelò inefficace perché si risolse in un ostacolo allo sviluppo tanto dell'economia industriale quanto di quella agraria, determinando diverse fasi di lotta durissima tra le classi e di repressione autoritaria da parte dello Stato. La crisi di fine secolo ci dice esplicitamente questo, ma anche i decenni che portano all'avvento del fascismo. I termini di questa contraddizione trovano però modo in Sardegna di esprimersi in tutta la sua drammaticità e crudezza nei decenni successivi all'Unità d'Italia. Bisogna ricordarsi che la Sardegna, al di là di quel processo di modernizzazione abortito o comunque contraddittorio, vive una serie di eventi che potremmo definire catastrofici. Tra l'81 e l'82 la Sardegna fu travolta da sciagure come siccità invernali, inondazioni, la pronospera, la filossera, epidemie pestilenziali che decimarono gli allevamenti, il fallimento del sistema del credito agrario che determinò definitivamente l'affossamento di quelle prospettive di modernizzazione fino appunto al chiudersi del mercato doganale francese. Tutto questo determina, negli anni in cui Gramsci nasce e si forma, l'impoverimento e l'abbandono delle campagne. Come sapete, l'unica alternativa all'agricoltura nelle campagne sarde era la pastorizia, ma anche qui, esattamente in quegli anni, cioè tra il 1885 e il 1900, abbiamo il formarsi delle prime industrie casearie che monopolizzano la raccolta del latte e che dunque impongono un prezzo così basso agli allevatori per il conferimento del latte che impedisce qualsiasi ipotesi di sviluppo, problema che, come sappiamo, drammaticamente è ancora oggi presente. Poi l'altra alternativa alla produzione agricola erano le miniere, ma anche qui le condizioni di vita e lavoro erano disastrose e a fronte di un costante aumento dello sfruttamento si registrava una diminuzione dei salari, che erano in generale enormemente più bassi rispetto al resto d'Italia. Tutte contraddizioni su cui Gramsci ritorna in diversi articoli giovanili. Ma al di là di questo, della crisi economica e politica, oltre che morale, della Sardegna, dopo l'unità, basti leggere alcune inchieste parlamentari, venne colto essenzialmente il lato criminale, ossia la questione sarda era percepita come un problema di ordine pubblico
E il banditismo, che era caratteristico e un fenomeno assolutamente importante in questi anni, era considerato la causa del sottosviluppo sardo e non il suo effetto. Questo ordine di ragionamenti trova un sostegno nelle teorie pseudoscientifiche, con lo sviluppo dell'antropologia criminale e della sociologia positivista, per la quali le cause della criminalità in Sardegna andavano ricercate non tanto in ragioni economico-sociali, ma in una sorta di tara congenita biologico-razziale del popolo sardo. L'isola in quegli anni era considerata una grande prigione a cielo aperto e anche i funzionari statali infedeli, coinvolti in scandali o in qualche modo corrotti, venivano mandati a esercitare le loro funzioni in Sardegna. Tutto questo per dire che presso il popolo sardo, non solo le masse popolari ma anche i ceti medi, in quegli anni lo Stato godeva di un bassissimo prestigio e dell'autorità si percepiva essenzialmente la rapacità fiscale e la brutalità repressiva. Anni che non casualmente sono segnati dal famoso eccidio di Bugerro, che origina il primo sciopero generale della storia d'Italia, e dai famosi moti insurrezionali del 1906 che infiammarono la Sardegna partendo proprio dalla città di Cagliari. Tutto questo perché è importante parlando di Gramsci? Perché la produzione di Gramsci non è come l'opera di Benedetto Croce, non è il grande piano steso a tavolino da un intellettuale brillante. Si tratta di un'opera che nasce a partire dalla conoscenza diretta di lotte sociali e dall'esperienza diretta di condizioni di miseria ed emarginazione che hanno caratterizzato la regione in cui Gramsci nasce e si forma. Non casualmente è stato più volte sottolineato da testimonianze di quanti lo hanno conosciuto, ma anche da diversi biografi, che una delle caratteristiche maggiori di Gramsci era che egli non instaurò un rapporto di rappresentanza intellettuale e politica con le masse popolari, egli ebbe un rapporto simpatetico. E questo deriveva, io credo, in buona parte dalla conoscenza personale delle ingiustizie cui erano condannate le grandi masse dei senza voce della Sardegna. Questo per dire che tra le varie questioni spesso sottovalutate dell'opera di Gramsci troviamo esattamente la centralità della terra che lo ha formato e dunque della questione sarda. Perché raramente è stato sottolineato, voi vedrete che un paradigma essenziale che Gramsci utilizza costantemente in tutta la sua produzione teorica è la contraddizione della questione meridionale. Ebbene, raramente è stato sottolineato negli studi gramsciani, ma tra il 1720 e il 1850 la Sardegna è per i Savoia un grande laboratorio nel quale vengono sperimentate le forme di egemonia e di dominio esercitate verso le classi dirigenti e i gruppi subalterni sardi. Ossia, in Sardegna abbiamo un'anticipazione di quel che avverrà con la presa di possesso delle regioni meridionali e dunque un grande laboratorio preparatorio della questione meridionale. Dunque la dinamica della modernizzazione sarda costituisce, citando un antropologo sardo di grandissimo valore, anche lui purtroppo recentemente scomparso, Giulio Angioni, la Sardegna costituisce un primo precoce caso di colonialismo interno che anticipa, sotto diversi aspetti, le caratteristiche dello sviluppo diseguale che poi caratterizzerà la questione meridionale italiana. Bisogna ricordare che Gramsci arriva a Cagliari nel 1908, 2 anni dopo i moti insurrezionali del 1906. E Cagliari in quegli anni era, differentemente da quel che oggi, una realtà molto viva anche sul piano delle lotte sociali. Era una città che aveva una classe operaia sviluppata con le fonderie Chicche Salvolini, con la manifattura tabacchi, con il grande ruolo del movimento dei portuali. Era una città che aveva una vivacità culturale intensa con 3 quotidiani, riviste di dibattito e polemica politica. E a Cagliari Gramsci forma alcune delle sue propensioni. In primo luogo si avvicina al socialismo, meglio, entra in contatto col mondo socialista perché il fratello Gennaro Gramsci diventa segretario della sezione socialista e tesoriere della Camera del Lavoro. Gramsci in questi anni
si fa promotore con i suoi compagni di scuola del liceo Dettori, anche del circolo I Martiri del Libero Pensiero Giordano Bruno, entra in contatto con le riviste più importanti del dibattito intellettuale di quegli anni, come il Marzocco, La Lupa, La Voce, L'Unità. Compie le prime investigazioni filosofiche che lo condurranno dalla filosofia di Benedetto Croce al materialismo storico. Si cimenta con il giornalismo, con le prime corrispondenze per l'Unione Sarda. Quel che voglio dire è che questi anni cagliaritani sono importanti per Gramsci, perché aiutano a forgiare le sue attitudini intellettuali e anche la sua propensione alla militanza politica. C'è una famosa lettera che Gramsci scrive alla cognata Tania il 12 ottobre del 31, nel quale, parlando della sua sardità, Gramsci dice affermi di appartenere alla cultura italiana e di non sentirsi dilaniato tra due mondi, appunto quelli di cui si sente parte. Tuttavia, al di là di questa sottolineatura, l'importanza della formazione sarda di Gramsci non può essere relegata a semplice fattore accidentale, definitivamente e organicamente superato attraverso quella che alcuni definiscono la sprovincializzazione vissuta da un giovane sfuggito alla condizione di insularità della sua terra, perché buona parte di queste propensioni si formano in Sardegna. Tenendo a mente tutto questo, l'incontro con Torino per Gramsci è una seconda tappa fondamentale. Gramsci arriva nel 1911 a Torino grazie a una borsa agli studenti meritevoli del regno per studiare all'università. Torino in quegli anni è definita da Gramsci, o meglio, negli anni successivi verrà definita da Gramsci la Pietrogrado della rivoluzione italiana. E in quegli anni possiamo dire che Torino è la dimensione più alta dello sviluppo industriale e anche fordista in Italia, la sede dove più forte è cosciente il livello dello scontro sociale in Italia. Ebbene, questo secondo passaggio è importante dal punto di vista formativo, perché Gramsci, nel cui codice genetico, come cercavo di spiegare, esisteva già quel coacervo di conflitti e contraddizioni sociali, segnato anche dallo spirito di ribellione dei gruppi subalterni sardi e dunque della questione contadina soprattutto, a Torino entra in contatto con la forza organizzativa del movimento operaio, e da ciò scaturisce una concezione molto articolata e originale del socialismo, del conflitto sociale, della rivoluzione. Bisogna infatti ricordare che ai tempi, per il movimento socialista, ciò che maggiormente richiedeva attenzione erano i centri urbani e all'interno di questi la classe operaia. Ossia, nel movimento socialista non esisteva nessuna attenzione o interesse nei confronti della questione contadina, e questo valeva particolarmente per il Partito Socialista Italiano. Gramsci invece interpreta l'idea di rivoluzione come superamento delle contraddizioni dell'Italia del tempo grazie a un nuovo blocco sociale in cui è necessario porre a sintesi organicamente le rivendicazioni della classe operaia e quelle delle masse contadine, dei lavoratori rurali, soprattutto del sud. Ecco, io credo che senza tener conto di questo retroterra, di questo doppio passaggio dalla Sardegna a Torino, è difficile comprendere la complessità di questa concezione che è, lo ripeto, assolutamente originale nel panorama del socialismo del tempo. All'interno di questo percorso intellettuale e politico, avere chiarezza della formazione filosofica antipositivista e antideterminista di Gramsci è estremamente utile per comprendere l'influenza iniziale della filosofia idealista italiana, in particolare Benedetto Croce, e poi la centralità della concezione dialettica di Hegel, che trova una mediazione in autori come Lenin e Marx, ai quali Gramsci si rifà soprattutto nell'età matura. Dunque, per comprendere le posizioni del giovane Gramsci è necessario avere un quadro di riferimento in cui le posizioni di Gramsci maturano e dunque il tipo di dibattiti in cui egli si forma. Io vi ho parlato dell'approccio deterministico e positivista che Gramsci rigetta sin dalla sua gioventù. Bisogna fare un piccolo inciso
spiegare alcune cose per comprendere bene le parti successive. Attraverso la storia voi saprete sicuramente, lo studio della storia, saprete sicuramente che gli ultimi quattro decenni dell'Ottocento sono generalmente definiti come l'epoca della seconda rivoluzione industriale, che è un processo internazionale che in poco tempo trasforma sistemi di trasporto, sistemi di produzione, relazioni sociali, dinamiche politiche, stili di vita. È una fase di crescita dovuta all'applicazione delle grandi scoperte scientifiche nella vita quotidiana, nella produzione, nei trasporti. Anni che produssero una sconfinata fiducia nei confronti del progresso industriale e di quello scientifico e contribuirono all'affermazione dei cosiddetti miti del positivismo filosofico e del determinismo economico-sociale. Il positivismo rappresenta lo sfondo culturale della società europea nelle sue principali manifestazioni tra il 1840 e la Prima Guerra Mondiale. Il positivismo, come probabilmente già saprete, rivendicava il primato delle scienze positive tra le sfere del sapere e indicava nelle scienze naturali, che in quegli anni ovviamente, come sapete, ebbero un grande sviluppo, un punto di riferimento metodologico da utilizzare anche per le scienze storiche e quelle sociali. La sociologia emerge esattamente in questi anni dall'intersezione di queste scienze e diventa il principale ambito in quegli anni di applicazione della filosofia positivista. Il punto è che il positivismo non solo dichiarava il primato gnoseologico delle scienze esatte, ma considerava la scienza, il progresso e lo sviluppo delle relazioni industriali la chiave di volta per risolvere tutte le contraddizioni dell'umanità, ossia sarebbe stato sufficiente sviluppare la scienza e l'industria per risolvere i problemi della miseria, della subalternità, delle contraddizioni che caratterizzavano la vita umana. Questo è importante perché tali mutamenti segnano in profondità la formazione e lo sviluppo del movimento operaio all'interno di un percorso nel quale, dopo la morte di Marx, l'incontro tra movimento e operaio e marxismo ha una peculiarità assoluta. La nascita del movimento socialista della cosiddetta Seconda Internazionale, cioè l'Internazionale dei lavoratori dopo Marx, e l'affermarsi in questo movimento del marxismo come dottrina preponderante, perché nella Prima Internazionale coesistevano concezioni molto differenti e non c'era una preponderanza, è profondamente condizionato a questo incontro che si determina in questi anni, negli anni 80 e 90 dell'Ottocento, è determinato dall'enorme interesse per le scienze sociali e per le scienze naturali, e nel quale anni nei quali il mito del progresso si intreccia al successo delle sintesi divulgative delle opere di Darwin, Spencer, Haeckel. Questo per dire che quando il marxismo diventa dottrina preponderante del movimento operaio, fu veicolato in buona parte da intellettuali che arrivavano a Marx attraverso Darwin. Kautsky, che era il grande intellettuale di riferimento della Seconda Internazionale, è un esempio emblematico di tutto questo. Kautsky, che sarà l'ispiratore del famoso programma di Erfurt della socialdemocrazia tedesca, che sarà, possiamo dire, la base dei programmi socialisti di tutto il mondo in quegli anni. Dunque una concezione che ha in sé quelle formazioni culturali di cui vi parlavo. Dunque, tenendo conto di queste premesse, secondo gli orientamenti allora prevalenti nel socialismo internazionale, ad esempio in Kautsky, ma anche in tanti altri autori come Plekhanov, Bebel e così via, così come nelle scienze naturali, si passa dalla scimmia all'uomo per ragioni immanenti ai processi evolutivi della specie. Alla stessa maniera, dato che loro applicavano le scienze naturali alla storia, si sarebbe progrediti naturalmente dal modo di produzione feudale a quello capitalistico, per poi arrivare al socialismo automaticamente per condizioni e contraddizioni connesse alla naturale evoluzione dei rapporti di produzione.
Dunque, se loro concepivano il socialismo come la transizione alla modernità, al socialismo come uno schema fisso, unico, di modernizzazione e di transizione che prescindeva dalle differenze tra una realtà e l'altra. Vi ho detto all'inizio, lo vedremo meglio poi, come Gramsci rifiuta sempre l'idea di che si possa parlare di capitalismo in generale, perché ogni capitalismo nazionale è differente. Ecco, il socialismo del tempo non considerava minimamente che ogni realtà avesse delle peculiarità e delle differenze. In questa prospettiva, ad esempio, una grande contraddizione su cui si dividerà il movimento socialista internazionale, un paese arretrato come la Russia, che aveva nella sua popolazione una parte maggioritaria di classe contadina, non avrebbe nemmeno potuto pensare al processo rivoluzionario prima di aver vissuto tutte le tappe della cosiddetta via crucis del capitalismo, ossia prima di vivere tutti gli stadi evolutivi della società occidentale di tipo industriale. Alla stessa maniera, secondo questi schemi evoluzionistici, i paesi coloniali, prima di poter pensare alla propria emancipazione, avrebbero dovuto passare attraverso le fasi storiche della civilizzazione occidentale modernizzandosi. Questo per dire che tra i dirigenti socialisti della Seconda Internazionale troviamo anche una valutazione sostanzialmente positiva e progressiva del colonialismo e dell'imperialismo, ossia il colonialismo poteva aiutare i cosiddetti popoli primitivi e minori a modernizzarsi per poter pensare nel futuro alla propria emancipazione. Quindi troviamo la contraddizione che un autore importante del socialismo italiano come Bernstein sulla questione coloniale ha posizioni abbastanza simili a quelli del padre del colonialismo, John Locke, che è uno dei teorizzatori della legittimità dell'espansione coloniale e anche dell'esproprio delle terre che i popoli primitivi non riescono a mettere a frutto. Come vedremo meglio in seguito, secondo Gramsci, questo insieme di contraddizioni ha degli effetti che non sono riconducibili appena al dibattito filosofico, a questioni oziosamente teoriche. Il fatto che il Partito Socialista Italiano fosse ispirato da questa visione complessiva ha una conseguenza importante. E questa conseguenza importante, ad esempio, la si ritrova nel modo in cui il Partito Socialista concepiva le contraddizioni tra nord e sud d'Italia. Come vedremo meglio, secondo Gramsci, col Risorgimento, il processo di unificazione nazionale si determina attraverso non un rapporto di eguaglianza e di costruzione organica e armonica della nazione, ma attraverso una relazione squilibrata all'interno della quale, scrive Gramsci, l'arricchimento e l'incremento industriale del nord dipendevano strettamente dal crescente impoverimento del Mezzogiorno. Il punto è che in questo modo si trasformò il meridione, scrive Gramsci, in un'incerta appendice coloniale del nord. Ma soprattutto, dietro a questa operazione, Gramsci rileva il tentativo di occultare sistematicamente la realtà delle contraddizioni tra nord e sud. Un'opera in cui, scrive Gramsci, non si distinsero solo le classi dirigenti protagoniste del risorgimento e dell'edificazione del nuovo Stato, ma anche gli intellettuali socialisti, che anziché svelare l'origine del rapporto diseguale, a partire da quella loro concezione positivista, spiegavano invece l'arretratezza del Sud con l'incapacità organica, l'inferiorità biologica, la barbarie congenita dell'uomo meridionale. Contro questo autentico cortocircuito teorico, di cui emblema una frase che Gramsci cita nella questione meridionale, la frase di un grande dirigente socialista che si chiamava Camillo Prampolini, a cui in Emilia nel nord sono dedicate piazze, scuole, perché era un socialista da cui è nato il movimento associativo mutualistico operaio. Ebbene, Prampolini, per descrivere queste contraddizioni, diceva: l'Italia si divide in nordici e in sudici. Ecco, Gramsci si trova più volte a polemizzare aspramente, soffermandosi esattamente sulle categorie diffuse responsabilmente tra le masse operaie
dalle masse operaie, tra le masse operaie del nord rispetto alle questioni del sud. Quindi si capisce bene come quella questione filosofica per Gramsci ha un contenuto concreto che lo colpisce direttamente. Tutto questo aumenta ancora di più se consideriamo che a questo atteggiamento generale verso il sud se ne aggiungeva uno specifico ancora più brutale rispetto alla Sardegna. Approccio razzistico alle contraddizioni della Sardegna che portò alla realizzazione del famoso studio di Niceforo pubblicato nel 1897 con il titolo La delinquenza in Sardegna. Niceforo venne in Sardegna a partire da quella cultura a misurare i crani per arrivare a dire in sostanza che la tendenza endemica alla delinquenza nella Sardegna che determinava alcune zone delinquenti era dovuta essenzialmente a un arresto nel processo di evoluzione biologica e genetica dei sardi e al fatto che in Sardegna, differentemente dal Piemonte, prevalesse una stirpe euroafricana e non euroceltica. Tenendo conto di queste premesse, dunque, non è difficile comprendere come mai il giovane Gramsci, pur attratto dalle rivendicazioni del socialismo, non prova interesse per la cultura ufficiale del Partito Socialista, preferendogli sul piano filosofico, ad esempio, la lezione di Benedetto Croce, di filosofi come Bergson, Gentile, Hegel. Dentro questo lungo e denso dibattito nel panorama del socialismo italiano si distingue tuttavia una figura che rappresenta un caso a parte e che sarà importante nella formazione intellettuale di Gramsci, ed è quella del filosofo Antonio Labriola, un caso a parte nel socialismo italiano sia per la peculiare formazione filosofica sia per il ruolo teorico di rilievo che egli ebbe nel dibattito più avanzato della Seconda Internazionale e fu l'unico che discuteva da pari e interloquiva attraverso le lettere con i maggiori dirigenti del Movimento Socialista Mondiale a partire da Engels. Ecco, Labriola, che è una figura importante per capire il pensiero di Gramsci, fu allievo di un altro grande filosofo, Bertrando Spaventa, che si formò e fu protagonista della Napoli caratterizzata dalla fioritura, seconda fioritura dell'hegelismo italiano. E possiamo dire che Labriola si avvicina a Marx avendo nel suo bagaglio filosofico una profonda conoscenza della dialettica di Hegel, ossia avendo come formazione un rifiuto, possiamo dire, meccanico, o meglio, genetico, verso quelle culture che si sintetizzavano nel positivismo e nel determinismo. Proprio per la sua peculiare formazione e concezione filosofica, Gramsci ritiene Labriola un costante punto di riferimento esattamente per liberare il marxismo da tutte quelle incrostazioni positivistiche che avevano caratterizzato il socialismo tra 800 e 900. Dunque, se vogliamo considerare la formazione filosofica di Gramsci, è importante ricordare che per Gramsci, lo scrive lui nei quaderni, Labriola, Antonio Labriola, fu il solo essersi distinto nel porre il marxismo come filosofia indipendente originale, tentando di costruire la filosofia della praxis, il marxismo, come una visione autonoma e filosoficamente autosufficiente del mondo. Perché è importante questa sottolineatura? Perché, come prevedremo, secondo Gramsci, il marxismo subisce due tipi di revisioni. Una è quella dei deterministi, che inseriscono Darwin, di fatto, al posto delle fonti filosofiche, l'altra è quella dei cosiddetti revisionisti che sostituiscono tra le fonti del marxismo Kant con Hegel, ma qui se apriamo questa pagina ovviamente il nostro discorso si amplia eccessivamente. Il punto è importante che nei quaderni Gramsci usa la definizione di Antonio Labriola del marxismo, del materialismo storico, ossia filosofia della praxis, che secondo Gramsci era più chiara e esaustiva della stessa definizione di materialismo storico, perché chiariva meglio la relazione unitaria che deve esistere tra teoria e pratica, dunque, come scriveva Marx, non solo interpretare il mondo ma trasformarlo, e perché era espressione di quella necessità di concepire il marxismo come visione unitaria e autosufficiente del mondo. Dentro questo contesto, dunque, abbiamo la formazione di una figura come Labriola,
ma anche quella di Antonio Gramsci. Ma contrariamente all'approccio di Labriola e di Gramsci, l'approccio determinista e positivista al socialismo portò alcuni tra i più celebrati teorici del socialismo italiano e internazionale, dopo Marx, a privilegiare lo studio delle scienze sociali e di quelle naturali, disinteressandosi della questione delle radici filosofiche del marxismo. In queste idee, in questo modo si fece strada un'idea dell'assoluta storicità del marxismo, ossia come se il marxismo fosse il risultato della corrispondenza di questo con le dinamiche dello sviluppo storico reale, ossia che il marxismo fosse essenzialmente il frutto della rivoluzione francese e della rivoluzione industriale, il risultato dell'unione inscindibile tra economia e storia. In questa concezione si prescindeva totalmente dalla dialettica di Hegel, che è fondamentale per capire Marx, dagli scritti giovanili fino al Capitale, e dunque quanto la questione della dialettica fosse importante per comprendere la concezione materialistica della storia. Tutto questo sembra dannatamente astratto per chi non studia filosofia, in realtà ha delle conseguenze pratiche molto importanti per definire il marxismo di Gramsci. Perché? Questa concezione portava come conseguenza pratica in quel movimento a tendenze attendiste e messianiche, ossia l'elemento soggettivo, l'intervento attivo e cosciente dell'uomo nella storia assumeva una funzione totalmente marginale e totalmente subordinata rispetto all'ambito oggettivo, ossia le contraddizioni e le dinamiche di sviluppo dell'economia. In sostanza, secondo questa concezione socialista, la lotta sociale si poneva come una legge automatica dell'evoluzione sociale che i marxisti dovevano limitarsi a spiegare come Newton spiega la gravitazione. Dunque, il compito delle forze socialiste era accrescere la propria forza nell'attesa che la storia facesse il suo corso fino a determinare nei fatti, come una inevitabile legge naturale, l'abbattimento della società esistente. In questa maniera, dato che lo sviluppo storico e l'inevitabile passaggio da una società all'altra erano iscritti nelle leggi dell'economia, erano praticamente automatici, bisognava solo aspettare che la pera cadesse dall'albero. Questo modo di intendere il socialismo, per un verso, considerava in termini meccanici e unilaterali, non di reciprocità come fa Marx, il rapporto tra quella che negli studi di Marx su Marx è chiamata la struttura economica e la sovrastruttura ideale, in cui Marx ricomprende lo Stato e tutte le articolazioni spirituali dei rapporti di forza, la filosofia, la religione, il diritto, la cultura. Dunque, per un lato si svalutava completamente l'importanza di questa seconda dimensione, perché tutto era già definito nell'economia. Per un altro, si attribuiva un ruolo del tutto secondario ai protagonisti, ai soggetti che sarebbero dovuti essere protagonisti del loro processo di emancipazione, cioè la funzione della classe operaia era essenzialmente coreografica, perché loro si dovevano limitare a intervenire quando i dirigenti socialisti avrebbero colto nelle leggi dell'economia la fatidica ora X della crisi finale, da cui appunto naturalisticamente si sarebbe dovuti passare dal capitalismo al socialismo. Quindi questa questione è importante in primo luogo, perché finisce per riprodurre nel movimento operaio quella stessa relazione dualistica tra dirigenti e diretti, tra governanti e governati, che Gramsci definirà bonapartistica, ossia la contraddizione tra chi domina e chi è dominato si riproduceva anche nell'organizzazione del movimento operaio. E questa è una questione che, come vedremo, è centrale nel pensiero di Gramsci, perché la contraddizione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, tra dirigenti e diretti, è il tema che con più continuità troviamo nel pensiero di Antonio Gramsci. Ma soprattutto, come accennavo, tutto questo ha per conseguenza il disinteressarsi del momento culturale, dato che si considerava il momento culturale solo un riflesso passivo della struttura economica. Ora, se vediamo la società di oggi, come accennavo prima, ci rendiamo conto quanto, al contrario, l'elemento culturale non sia un fatto di contorno, ma sia un momento fondamentale in cui si determinano i rapporti di forza di una società.
Dunque, tutto questo per dire che questa concezione del positivismo, lo so che può risultare molto noioso tutto questo, è bene averla chiara in testa per comprendere quanto fosse inammissibile per un autore come Gramsci che, come ho accennato e vedremo meglio in seguito, indaga costantemente l'importanza della direzione e dunque il ruolo centrale degli intellettuali e della cultura nelle definizioni dei rapporti di forza di una società moderna. Rapporti, nuovamente, che per Gramsci non sono solo riconducibili all'esercizio della forza e dunque del dominio da parte degli apparati diretti dello Stato. Gramsci è considerato un teorico dell'egemonia, ossia un autore che ha cercato di svelare la natura complessa e articolata dei rapporti di potere. Perché secondo Gramsci, una società moderna e avanzata ha forme stratificate di direzione politica articolate su due livelli. Il primo è quello tradizionalmente chiamato società civile, che secondo Gramsci corrisponde alla funzione egemonica esercitata dalla classe dominante sull'intera società. Cioè nella società civile troviamo gli apparati culturali che si esprimono nei giornali, nelle televisioni, nelle fondazioni culturali, negli orientamenti prevalenti in una determinata nazione. Il secondo livello invece è per Gramsci la società politica, ossia lo Stato, nel senso più tradizionale del termine, ricondotto alle funzioni di comando di governo legale. Come accennavo, la concezione dello Stato ridotto all'esercizio monopolistico delle funzioni della forza, secondo Gramsci, è molto superficiale, perché non dà nessuna importanza all'apparato privato dell'egemonia e della direzione culturale nelle relazioni di una società moderna e dunque il ruolo centrale dell'ideologia come strumento di governo. Il punto è che, contrariamente a quanto affermano i filosofi liberali, secondo Gramsci, società civile e società politica non sono separate e opposte. Nella tradizione della filosofia liberale, la concezione è che l'unica funzione dello Stato è quella di garantire la libertà individuale e dunque i meccanismi di funzionamento autonomo della società civile, come se fosse, diciamo così, un arbitro che deve dettare le regole e farle rispettare a tutti. Gramsci invece ritiene che società civile e società politica siano compenetrate, organicamente unite, ossia che la società civile in realtà fa parte dello Stato, che l'egemonia che si sviluppa nella società civile, ossia gli orientamenti culturali prevalenti di una società, preparano e fortificano il dominio diretto dello Stato. Ossia, in una società moderna, i rapporti di forza non si potrebbero basare solo sull'esercizio diretto del dominio sui cittadini, hanno bisogno della cultura, hanno bisogno degli intellettuali, hanno bisogno di persone che formino l'opinione pubblica in una determinata direzione. Gramsci dunque definisce una concezione nuova di Stato integrale, ossia uno Stato che è data dall'unione organica tra società civile e società politica. E Gramsci dice dominio più egemonia. In questo senso, lui scrive, l'idea stessa di opinione pubblica è legata all'idea di egemonia politica. Lui scrive, è il punto di contatto della dialettica tra società politica e società civile, tra forza e consenso. Dunque, per capire come mai Gramsci è diventato tanto importante e studiato a livello internazionale, basta vedere oggi come funziona il sistema della comunicazione e la sua importanza assoluta nel definire gli equilibri politici. Quindi non è che tutto si gioca nell'economia, come dicevano i positivisti. In un contesto come quello di oggi, il vero conflitto politico riguarda la lotta per il monopolio dei mezzi di comunicazione di massa. Dunque il tentativo per trasformare, ad esempio, l'informazione in un immenso megafono a sostegno di una visione delle cose, di una rappresentazione unica delle cose,
ossia di una rappresentazione capace di arrivare capillarmente ovunque e di orientare anche i più distratti, che anche senza occuparsi di politica e economia, accendendo il televisore si possono fare un'opinione, e ovviamente quell'opinione non è l'opinione autonoma loro, ma quella che hanno assorbito acriticamente dall'ambiente in cui sono inseriti. Dunque il punto è che la forza di una società moderna si regge grazie non solo al ricorso sistematico del dominio, ma anche alla direzione culturale, all'egemonia. Gramsci scrive: per un lato si crea attraverso un'ideologia un conformismo capace di uniformare le proprie classi dirigenti. Per un altro si utilizza quell'ideologia anche per irregimentare i gruppi subalterni che di fatto subiscono le conseguenze delle politiche adottate. Ho fatto questo inciso sul quale torneremo per spiegarvi come questa questione della formazione filosofica di Gramsci e dunque del suo rifiuto della cultura positivista è fondamentale, perché se no non si intende la sua concezione della centralità assoluta del momento culturale e della funzione degli intellettuali. Nella sua formazione e nell'elaborazione del concetto di egemonia, Gramsci la riconduce essenzialmente a due autori che lo hanno fortemente influenzato. Il primo è Lenin, ossia il protagonista della rivoluzione di ottobre, perché come scrive Gramsci nel quaderno 7, Lenin è stato il primo a concepire, a comprendere, utilizzo delle espressioni che possono sembrarvi complicate ma non lo sono e quindi cerco di spiegarvelo subito dopo, è stato il primo a comprendere il mutamento storico avvenuto nella scienza politica delle società occidentali attraverso il passaggio dalla guerra manovrata alla guerra di posizione. Come vedrete, Gramsci utilizza molto la retorica militare. Gramsci è ovviamente molto segnato dalla Prima Guerra Mondiale. E voi sapete che la guerra manovrata è quella tecnica militare che si basa sullo scontro diretto degli eserciti, come avveniva nel passato. La guerra di posizione è la guerra di trincea, che è caratteristica della Prima Guerra Mondiale. Ossia, secondo Gramsci, Lenin aveva capito che in Occidente, dopo la fine storica, la fine della fase storica segnata dalle cosiddette rivoluzioni borghesi, la politica non avviene più attraverso lo scontro diretto, ma attraverso la conquista del campo avversario trincea per trincea. Ossia, Lenin comprese, scrive Gramsci, che il fallimento delle rivoluzioni in Occidente, in Europa, dopo la rivoluzione russa, era spiegato dal fatto che nelle società occidentali la realtà politica è molto più complessa di quella della Russia. Se in Russia, nello Stato zarista, si riassumevano tutti i rapporti di forza, perché la Russia nel 17 aveva una società civile primordiale gelatinosa, ossia non esistevano apparati culturali che esistessero in funzione dello Stato, conquistato lo Stato avevi conquistato tutto. In Occidente è l'esatto contrario, perché, dice Gramsci riprendendo Lenin, in Occidente lo Stato è solo la trincea più avanzata, dietro la quale si sviluppa una robusta linea di trincee e casematte, espressione dell'egemonia culturale. Quindi questo significa che in Occidente non puoi sognarti di concepire la presa del potere come lo assalto allo Stato se prima non hai conquistato un'egemonia culturale nel resto della società, perché dovrai reggere il tuo potere sulla forza. Tutto questo modifica radicalmente il modo di concepire la questione della trasformazione in Occidente secondo Gramsci, e questo è un tema studiato molto a livello internazionale, perché derivava per le forze comuniste in Occidente, secondo Gramsci, un compito nuovo e inedito, che era quello di precedere e accompagnare molecolarmente il momento della presa del potere. E dunque il fatto che i comunisti, se volevano pensare a trasformare la società, dovevano inserirsi capillarmente in tutte le lotte sociali quotidiane, fare una lotta di lungo periodo, conquistare rapporti di forza per il mondo del lavoro nella società. Perché è importante questo? Io immagino che molti di voi non abbiano
il problema della conquista del potere da parte di una forza socialista o comunista, ma questo è secondario. Il punto è che studiando queste dinamiche, Gramsci ci dice come funziona una società moderna oggi. Per questo Gramsci ha studiato tanto in paesi come Stati Uniti d'America e Canada o Giappone, dove non esiste certo il problema del socialismo, perché lui ci spiega esattamente questa articolazione complessa. Al di là di Lenin, nel definire il concetto di egemonia, Gramsci trova in un grande filosofo come Hegel il primo tentativo storico di concettualizzare quel grande mutamento epocale che si determina con il passaggio del vecchio stato corporativo allo stato etico, ossia dalla vecchia società feudale nella quale lo status giuridico era determinato dalla nascita e fisso, Gramsci parla di stato per caste, alla società che afferma attraverso le cosiddette rivoluzioni borghesi il principio dell'universale dignità umana, ossia dell'uguaglianza giuridica tra gli individui. Ma questo lo vedremo meglio. A sua volta, secondo Gramsci, l'autore che più ha sviluppato con organicità e profondità questa intuizione di Hegel è Benedetto Croce. Non a caso Gramsci lo definisce il maggior teorico dell'egemonia nella filosofia italiana. Ossia Croce, che era il maggior filosofo idealista italiano e uno dei maggiori al mondo, possiamo dirlo, al tempo, un filosofo profondamente liberale, seppur con alcune contraddizioni nella sua biografia politica, ha, secondo Gramsci, il merito di aver indirizzato l'interesse scientifico verso lo studio degli elementi culturali e filosofici come parte degli assetti di dominio di una società moderna. Ossia, Croce è stato uno dei primi, secondo Gramsci, a comprendere la funzione dei grandi intellettuali nella vita degli stati e nella costruzione molecolare quotidiana dell'egemonia e del consenso. Il punto è che nella nuova dimensione dell'agire politico del cosiddetto stato etico, di cui parla Hegel nella filosofia del diritto, il comportamento dei cittadini non è più determinato unilateralmente dalla forza del diritto, ma è determinato consensualmente per l'adesione spontanea a quella che Hegel definisce la dottrina etica dei doveri, ossia i valori fondanti e riconosciuti dalla comunità. Hegel dice che quello Stato rappresenta la razionalità e il risultato dell'affermarsi storico della libertà. Però il punto è che maggiormente ci interessa, a prescindere dall'accettare o meno questa visione di Hegel, è che questo convincimento spontaneo porta a considerare, ad esempio, le regole del diritto non più una limitazione alla mia libertà, ma una garanzia alla mia libertà. Tutto questo è importante perché Hegel, parlando di queste cose, scopre la centralità dell'opinione pubblica nello Stato moderno, che è esattamente il tema che Gramsci affronta quando tratta dell'egemonia. E così Gramsci ci dice: la transizione al vecchio e al nuovo, che cambia radicalmente la storia dello Stato e le sue forme di relazionamento con il popolo, ci fa capire che l'opinione pubblica assume una centralità assoluta. Ma Gramsci dice: naturalmente elementi di opinione pubblica sono sempre esistiti nella storia. Anche lui scrive nelle satrapie asiatiche, nelle forme più autoritarie di potere. Ma lui scrive: l'opinione pubblica, come oggi si intende nella vita moderna, sorge alla vigilia della caduta dei vecchi stati assoluti. E il primo a comprendere tutto questo è Hegel. Per questo, per comprendere l'egemonia, se si vuol fare un lavoro organico, ovviamente non per la piccola relazione finale che dovrete fare voi, ma se vorrete sviluppare questi concetti con una tesi o con un dottorato, per comprendere bene il concetto di egemonia in Gramsci, bisogna tornare a ritroso e poi studiare Hegel, Croce, Lenin. Il problema degli usi incoerenti di Gramsci è che molte volte si prende il concetto di egemonia senza conoscere tutte queste premesse e lo si utilizza in maniera piuttosto incoerente, senza comprendere che si sta parlando di una cosa che ha poco a che fare con il concetto di cui parlava Gramsci. Questa trasformazione e questo cambiamento
trasforma radicalmente il vincolo comando-obbedienza, ossia il rapporto tra individuo e Stato. Questo cambiamento storico epocale apre un mondo inesplorato alla scienza e alla filosofia politica, che intendono finalmente che per capire il funzionamento di uno Stato non ci si deve limitare a comprendere la sua struttura istituzionale, ma come si articola dietro la struttura istituzionale il complesso di fortificazioni in cui si esprime quell'egemonia. Dunque queste questioni filosofiche, mi sto avviando a concludere perché immagino che sarete anche abbastanza stanchi, perché sono questioni abbastanza dense e complesse, specie per chi non ha fatto studi filosofici. Questi elementi sono importanti per comprendere come la concezione di Gramsci, delle sue categorie più importanti, si sviluppa in primo luogo a partire da quelle esperienze concrete che vedremo soprattutto nel prossimo incontro, che orientano i suoi studi. Dall'altra, attraverso un intenso dibattito filosofico di cui Gramsci è parte, o meglio, che Gramsci assorbe avidamente sin dalla gioventù, sin dagli studi degli anni cagliaritani. Gramsci è in contatto con le principali riviste, legge le principali riviste italiane. Nello spiegare l'iniziale influenza dell'idealismo su Gramsci, un grande storico della filosofia, che io credo abbia scritto alcune delle più belle pagine sulla questione filosofica in Gramsci, che purtroppo è morto recentissimamente, e cioè Giuseppe Prestipino, ha sottolineato come Gramsci si formi in un clima culturale nel quale la reazione a quella ideologia scientista aveva finito per travolgere anche il marxismo, perché il marxismo era veicolato attraverso i canoni meccanicistici del determinismo della Seconda Internazionale, ossia è quell'incrostazione del marxismo che ha spinto anche a far aderire il giovane Gramsci a un'ideologia, a una filosofia che è diversa dal marxismo, o meglio, che precede il marxismo. Il rifiuto di quel complesso di certezze progressive tipiche del positivismo assume dunque i caratteri di una traduzione, Prestipino scrive, vitalistica, e di una ritraduzione idealistica del marxismo. Questo spiega perché il giovane Gramsci, che saluta la rivoluzione russa del 1917, scrive, come poi vedremo, un articolo che si chiama La rivoluzione contro il capitale. Ma il capitale di cui sta parlando Gramsci non è il capitale che sta alla base dei rapporti sociali di produzione, ma il capitale di Carlo Marx, ossia dall'utilizzo che si faceva del capitale di Marx per dire che in Russia l'emancipazione delle masse popolari doveva avvenire soltanto dopo un lungo processo di trasformazione secondo i canoni occidentali, e che alla stessa maniera portava i socialisti a non coinvolgersi e, come posso dire, favorire le lotte per la liberazione dal dominio coloniale. Perché? Perché erano popoli primitivi, e prima di pensare all'emancipazione di quei popoli, loro dovevano vivere tutto il processo di modernizzazione occidentale, dunque tanto vale affidarsi al colonialismo. Da questo, secondo Prestipino, deriva la originalità dell'approccio al marxismo di Gramsci nel panorama del socialismo italiano, che in controtendenza con le semplificazioni strutturaliste riscatta un tema che invece è presente in Marx, ma che questi autori non conoscevano, ossia di quella reciprocità tra i termini della struttura economica e della sovrastruttura ideale, e dunque del complesso rapporto tra forze produttive e rapporti sociali. Alcuni hanno scritto, io credo anche correttamente, che questa traduzione deterministica del marxismo che avviene tra gli anni 90 e gli anni 10 del Novecento, tra gli anni 80 dell'Ottocento e gli anni 10 del Novecento, è anche dovuta al fatto che lo studio nel quale Marx e Engels scrivono e approfondiscono maggiormente l'importanza dell'ideologia in una società, che l'ideologia tedesca, in realtà fosse sconosciuta a tutti questi autori perché fu pubblicata solo nel 1932. Al di là di tutto questo,
Prestipino scrive, cito questo passaggio perché io credo sia quasi una sintesi delle cose che abbiamo visto fino ad ora. Nuova era in Gramsci soprattutto la convinzione dei rapporti sociali e l'idea che questi non esaurissero il dominio delle forme nelle quali si sviluppano le forze produttive e che un'attenzione uguale o maggiore si dovesse rivolgere al momento etico-istituzionale, in particolare alle forme dello Stato, Stato concepito in quella maniera estesa. E questa attenzione di Gramsci per gli elementi etico-istituzionali, che non fanno di Gramsci un culturalista, ma un marxista che si occupa della complessità della società, non riducendola ad uno schema meccanico, segna le tre fasi di formazione di Antonio Gramsci. La fase del biennio rosso, ossia quella fase storica caratterizzata dall'occupazione delle fabbriche nel nord e dei latifondi nel sud, stiamo parlando del 1919-1920, in cui Gramsci sviluppa la questione dell'autonomia dei produttori, che vedremo la prossima volta. La fase del dibattito politico, nel quale Gramsci cerca di concepire in maniera diversa il rapporto tra direzione e subalternità. Le teorie e i principi che troviamo nei quaderni del carcere rispetto appunto alla questione storica degli intellettuali come ceto, dei gruppi subalterni e della funzione della cultura. Ripeto, tutte questioni che sono utilizzate oggi nei subaltern studies, negli studi postcoloniali e applicate esattamente per capire come funzionava la dinamica tra la madrepatria capitalistica e la periferia coloniale. Su tutte queste questioni avremo però modo di ritornare. In via conclusiva è importante sottolineare, io non pretendo che voi conosciate alla perfezione questi passaggi filosofici, io li sto presentando oggi perché ritengo che siano utili per capire le categorie di cui ci occuperemo e di cui ci parleranno altri studiosi come Massimo Modonesi, che è uno dei massimi studiosi di Gramsci a livello internazionale, è professore all'Università di Città del Messico e ci farà un incontro finale per spiegarci come Gramsci è applicato e studiato in quel paese. Quel che è importante capire è che comprendere la formazione filosofica e intellettuale di Gramsci è importante per comprendere poi la concezione matura di Antonio Gramsci. E dunque, sintetizzando le cose che ho detto prima, possiamo dire che l'approccio che Gramsci ha verso un autore che oggi è quasi innominabile, considerato un po' il demone del Novecento, cioè Lenin, è che Lenin, in contrapposizione alle posizioni del positivismo, pone il problema dell'intervento soggettivo dell'uomo nella storia, ossia che la Russia non avrebbe dovuto aspettare che la storia facesse il suo corso, ma che erano gli uomini a decidere se cambiare la società o meno. E dunque Lenin sollevava il problema di fare la rivoluzione, non di accumulare le forze e di aspettare che la rivoluzione avvenisse naturalmente per il fatale andare delle cose. E tutto questo va inquadrato in un clima culturale e politico nuovo e in una fase di svolta storica per il movimento operaio internazionale di cui Gramsci ha immediatamente percezione. Perché da cosa si determina questa crisi del movimento socialista e la svolta storica? Si determina dal fatto che il movimento dell'Internazionale dei Lavoratori, che aveva nel suo motto come motto proletari di tutti i paesi, unitevi, vive una crisi drammatica che porta i partiti, i principali partiti dell'Internazionale Socialista, quello tedesco, inglese, francese, a votare i crediti di guerra per la Prima Guerra Mondiale. Quel motto, alcuni hanno scritto, si trasforma da proletari di tutti i paesi, unitevi, a proletari di tutti i paesi, sparatevi tra di voi. Questo porta alla prima modalità di differenziazione che ha la sua premessa in una conferenza che avviene a Zimmerwald, dove autori come Lenin e Rosa Luxemburg iniziano a concepire in termini differenti e a mettere in discussione quelle concezioni prevalenti nel socialismo. La percezione di
Questa svolta storica porta il giovane Gramsci a rigettare quella cultura ufficiale determinista e positivista del socialismo che si era inabissata drammaticamente nella Prima Guerra Mondiale, con il disastro di una poderosa organizzazione internazionale che si frantuma di fronte a una guerra che sintetizzava, secondo il marxismo, interessi imperialistici, ossia interessi delle classi dominanti di ogni singola nazione. Allo stesso modo è riconducibile a questo rifiuto l'interesse di Gramsci verso la filosofia idealista di Benedetto Croce e quindi di Hegel. Una cosa importante che dovete tenere in considerazione nel trattare un autore come Gramsci è che Gramsci ha un approccio metodologicamente antidogmatico, nel senso che voi potrete trovare note durissime, caustiche, critiche verso autori che condividevano la stessa visione del mondo di Gramsci. Penso a Turati, Bordiga, un dirigente sovietico come Bukharin, e note incredibilmente interessate per autori che invece hanno una visione del mondo completamente diverso, come Labriola, come Croce, come Mikes. Chiaro, sempre con l'approccio critico, perché Gramsci non condivide la visione, però Gramsci ha un approccio per il quale la nostra posizione deve essere il risultato di un superamento dialettico delle posizioni precedenti, che significa anche avere l'intelligenza non di negare semplicemente gli altri pensieri, ma di assumerli come sintesi dialettica. Dunque, questo significa che Croce ha compreso qual è la funzione degli intellettuali, della cultura e dell'egemonia, e non è perché Croce era un liberale, dobbiamo evitare di fare i conti con questa questione, dobbiamo studiarla, assumerla. Perché il marxismo, secondo Gramsci, poteva essere soltanto la sintesi, il superamento delle manifestazioni più elevate della cultura in cui si articola la società borghese, e Gramsci trova in Croce il riferimento filosofico più elevato della cultura italiana. Al di là della influenza della filosofia idealistica, il rapporto del giovane Gramsci col liberalismo ha sovente diviso gli interpreti di Gramsci. Gramsci aveva un interesse nei confronti del liberalismo, era e rimase un marxista sino agli ultimi giorni della sua vita, e chi dice il contrario secondo me fa un'operazione strumentale. Ma Gramsci era molto attento alle dinamiche di sviluppo di una società liberale. Non casualmente il primo atto politico formale di Gramsci è l'adesione nel 1913, era molto giovane, alla Lega Sarda Antiprotezionista di Attilio De Feno. Ebbene, se Domenico Lossurdo, nel libro che vi ho citato prima, iscrive il percorso di formazione di Gramsci nella transizione dal liberalismo al comunismo critico, un altro grande studioso come Leonardo Rapone invece dice che Gramsci nasce e rimane in un campo che è socialista, e quindi ritraduce dialetticamente concezioni che arrivano dal liberalismo. Quel che è importante, io credo, al di là di queste sfumature, è che dobbiamo considerare per comprendere Gramsci e perché Gramsci è studiato anche dopo la caduta del socialismo reale e la crisi profonda a livello internazionale del marxismo. È che in una fase storica segnata dalla grave crisi del liberalismo in Italia, che di fatto favorì l'ascesa e la presa del potere di Mussolini, Croce, Salandra, Giolitti, Nitti, vari dirigenti socialisti fiancheggiarono e lodarono anche la presa di potere di Mussolini, almeno fino al 28. E dunque, di fronte a un liberalismo che è disposto a mettere da parte le istituzioni che questa visione del mondo ha creato, sospendere le libertà individuali e collettive, e dunque rinnegare i suoi valori, accettando le molteplici violazioni allo Statuto Albertino che il fascismo realizzò nell'instaurare la dittatura, al contrario Gramsci concepisce il socialismo come il risultato di un lungo processo storico apertosi con la distruzione del vecchio ordine feudale. Ossia la lotta di Gramsci per l'emancipazione integrale dell'uomo, ossia il superamento non solo delle contraddizioni che definiscono
in maniera differenziata la natura giuridica dell'uomo, ma determinano anche l'uguaglianza non solo giuridica e civile, ma quella sostanziale e economica, Gramsci concepisce il socialismo come risultato dialettico di un grande processo storico ascendente verso l'affermazione dei principi di universalità. La rivoluzione borghese afferma il principio dell'universale dignità dell'uomo, dell'uguaglianza. Il socialismo si sviluppa perché in una società nella quale sussistono delle profonde differenze economico-sociali, l'uguaglianza giuridica di fronte alla legge è solo formale, perché siamo di fronte alla legge uguali, ma se tu sei ricco sei più uguale di quanto lo sono io. Però il punto è che tanto Gramsci quanto Marx sono una cosa differente dal movimento anarchico. Tanto Gramsci quanto Marx non concepiscono il nuovo ordine come becchino della vecchia società borghese, ma come erede. Questo significa che in Gramsci il socialismo si pone in termini dialettici, è il superamento e la sintesi dialettica del vecchio ordine. Questo significa che autori come Marx e Gramsci non si limitano a negare la vecchia società e a porre l'esigenza di distruggerla. Loro vogliono superare le contraddizioni economico-sociali di quella società, ma ritengono essenziale valorizzare e cogliere gli elementi progressivi che la società borghese ha prodotto per la liberazione dell'uomo. Vi faccio un esempio in chiusura per sintetizzare meglio. Voi sapete sicuramente che Marx e Gramsci teorizzano che il lungo processo di divisione e specializzazione dell'uomo, del lavoro, scusate, finisce per alienare l'uomo, a renderlo schiavo, renderlo una protesi della macchina e schiavo del prodotto dagli stesso creato. Ossia la divisione e specializzazione del lavoro che arriva poi nel fordismo e nel taylorismo alle forme più meccaniche e regioni delle quali l'operaio deve fare un semplice gesto, è una modalità attraverso la quale l'uomo è brutalizzato e è negata la sua umanità. Gramsci e Marx criticano profondamente questa trasformazione tecnica dell'uomo in protesi della macchina, ma Gramsci e Marx ritengono quella modernizzazione tecnica funzionale a liberare l'uomo, perché riducendo lo sforzo e il tempo necessario per produrre, se tutti lavorassero, si ridurrebbe il tempo necessario per tutti di lavorare e l'uomo si potrebbe liberare per svilupparsi anche sul piano intellettuale. Quindi quello che voglio dire io è che Gramsci concepisce il socialismo come superamento di tutto questo e quindi attribuisce grande importanza storica alla comprensione degli elementi progressivi che possono essere presenti anche in una società che si afferma a partire dall'affermazione, che a partire dalla, come posso dire, codificazione di rapporti di dominio che condannano le grandi masse popolari allo sfruttamento e alla subalternità. Questo porta Gramsci a studiare appunto queste articolazioni complesse e a configurare come i gruppi subalterni, la classe operaia, i soggetti che subiscono le condizioni di sfruttamento di dominio possano essere il soggetto protagonista di una nuova società capace di ereditare gli elementi progressivi di quella società precedente, superandone però la contraddizione. E quindi da qui si sviluppa quel grande tema della emancipazione integrale dell'uomo, che è, possiamo dire, il concetto che con maggior forza Gramsci sviluppa nel corso della sua esistenza. Mi fermo qui per il momento e in primo luogo vi chiedo di indicarmi eventuali difficoltà. Come vi dicevo, la lezione è, anzi adesso la fermo così evitiamo di farvi registrare se volete intervenire.